Valigia sospetta in Viale Italia a Fano, chiusa la strada e allertati gli artificieri, ma l'oggetto era vuoto e da gettare. L'allarme è rientrato in poco tempo. A Pesaro fatta brillare la bomba d'aereo tra le più grandi rinvenute nel centro Italia, 900 residenti fuori casa e operazioni concluse prima del previsto. Celebrata nel Duomo di Fano la solennità di Santa Barbara, patrona dei pompieri e della Marina Militare. Date il meglio di voi, ha detto il vescovo Trasarti, educate al rispetto e alla legalità, diamo dignità alla divisa che portiamo. Via del Borgo Gelli, peggio del Bronx, la denuncia di un residente che segnala l'ennesima notte di disordini nel centro storico di Fano, a terra anche una maglietta imbrattata, abbiamo paura di uscire di casa. Altruismo, dedizione e solidarietà, consegnati 8 premi alla cerimonia di Cuore Comune, commozione per Enrico Frattini, volontario della Protezione Civile in coma, dopo un incidente stradale, a ritirare per lui il riconoscimento il presidente Saverio Lini. Ancora emozioni con il Paese dei Balocchi, sabato sera al Teatro della Fortuna, Tony Bungaro, Marco Pacassoni e i bambini del coro Una Scuola tra le Note presenteranno il brano meraviglioso. Il ricavato della serata sarà destinato a 2 scuole di Senigallia colpite dall'alluvione. Un cordiale saluto a tutti, bentornati a Occhio alla Notizia. Sono stati attimi di apprensione quelli vissuti oggi in Viale Italia a Fano, dove intorno alle 13.30 è stata rinvenuta una valigia abbandonata. Dopo alcune segnalazioni arrivate al 112, i carabinieri hanno attivato il protocollo di rito, i militari hanno allertato gli artificieri che sono intervenuti sul posto e delimitato parte della carreggiata. Poco dopo però l'allarme è rientrato, infatti è stato rintracciato il proprietario, un fanese residente in zona, che la aveva spostata sul marciapiede, appoggiata alla pianta con l'intento di gettarla. Invece gli agenti del commissariato di Fano sono intervenuti alla stazione ferroviaria, dove qualche malintenzionato ha rotto i vetri di oltre 10 autovetture. Non è ancora chiaro se siano stati rubati oggetti o denaro all'interno. Di certo il o i malviventi hanno frugato anche dentro i bauletti. Le indagini sono ancora in corso e dovranno essere visionate le immagini registrate dalle telecamere della zona per cercare di risalire agli autori. Ed ora passiamo alla maxi operazione portata a termine ieri a Pesaro per la rimozione e il brillamento di una bomba d'aereo. Solo quest'anno l'esercito ha disinnescato nella nostra provincia ben 36 ordigni, ma quello rinvenuto a Pesaro è tra i più grandi del centro-nord d'Italia. Per Santa Barbara, fuoco! Un boato e un'alta colonna di terra e fumo. È stato fatto brillare alle 12.15 l'ordigno bellico disinnescato ieri mattina a case bruciate nei pressi della 14. Un'operazione conclusa in tempi record grazie agli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore che in meno di un'ora hanno rimosso la bomba d'aereo del peso di circa 500 kg, poi issata con una gru e trasportata nell'ex cava della Pica. Le complesse fasi di distruzione dell'ordigno hanno comportato il sinergico intervento di vari enti e comandi di forza e di polizia coordinate dalla prefettura. Sul posto il viceprefetto Antonio Angeloni. La prefettura ha costituito il centro di coordinamento soccorsi presso la sala operativa integrata della Regione Marche, dove confluiscono tutti i soggetti interessati dalle operazioni di bonifica. In particolare, oltre logicamente alle forze di polizia e al Reggimento Genio, i vigili del fuoco, la polizia stradale, 118, la Croce Rossa, tutti i soggetti chiaramente fanno parte di un unicum per una direzione unitaria delle operazioni. Dal punto di vista dell'impiego di uomini, sono circa 100 unità distribuite tra forze di polizia, polizia locale, esercito e volontariato. In particolar modo il volontariato ha, diciamo, una particolare rilevanza anche dal punto di vista supporto a tutti i cittadini cercando di alleviare i disagi per quanto riguarda le operazioni di evacuazione, per quanto riguarda chiaramente poi il rientro nelle proprie abitazioni. Direi che al momento le operazioni stanno procedendo secondo la normale tabella di marcia. Rientro che è avvenuto intorno alle 10 quando è rientrato l'allarme ed è ripresa anche la viabilità nel tratto Fano Cattolica della 14 e in strada Montefeltro. Il quartiere di case bruciate nel frattempo è sempre stato presidiato per le operazioni di sgombero dei 900 residenti iniziate alle 6 del mattino. I volontari passavano nelle vie con i megafoni invitando la gente a uscire di casa. Per le persone che non hanno una sistemazione autonoma è a disposizione la Vitesrigo Arena. Mentre il 118 trasferiva disabili e malati al Galantara e a Macerata Feltrea. Predisposti anche posti di blocco per impedire l'accesso nella zona rossa, per l'accoglienza invece è stata messa a disposizione la Vitrifrigo Arena.
E la questione come è andata? Va bene. Almeno siamo seduti, parliamo, sono abitiamo vicini e non ci si vede mai. È un'occasione per scambiare i punti di vista. Aspettiamo l'ok per dire ritornate, se no andiamo al ristorante. E andiamo in centro, andiamo a fare una spesa, giriamo un po', aspettiamo che finisca. Perché prendi parti, non sai, avevamo un po' di paura. Sì, aspettiamo, adesso vado giù al mercato, che almeno mi dico sto meglio. I residenti sono potuti rientrare nelle abitazioni prima del previsto e il piano si è concluso nel migliore dei modi, senza incidenti. Sì, questo è uno degli ordigni più grossi del centro d'Italia che furono lanciati durante il conflitto della Seconda Guerra Mondiale. In realtà nella provincia di Pesaro abbiamo già disinnescato durante quest'anno circa 36 ordigni e dal 2007 360 ordigni, quindi è un'attività che facciamo quotidianamente, ma che oggi ha particolare rilevanza in quanto creiamo un disagio per la popolazione locale. Per Santa Barbara, fuoco! E come avete sentito, il brillamento della bomba è avvenuto proprio nel giorno in cui artificieri e vigili del fuoco insieme alla Marina Militare hanno celebrato la patrona Santa Barbara. In occasione di questa ricorrenza, oggi al Duomo di Fano si è tenuta una Santa Messa officiata dal Vescovo Trasarti. Ha seguito la cerimonia Filippo Pucci. Come ogni 4 dicembre si festeggia e si ricorda Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. Santa Barbara rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo. E proprio questa mattina all'interno del Duomo di Fano gli uomini e le donne in divisa hanno celebrato questo momento con una Santa Messa presieduta dal Vescovo Armando Trasarti che fin da subito ha riferito ai presenti di essere orgogliosi e consapevoli di rappresentare un investimento importante per il paese. Misurate la parola, orgogliosi e consapevoli. Non ho detto superbi, l'orgoglio non è la superba, è la voglia di starci. Voi siete chiamati insieme ad altri a tutelare interessi fondati e fondanti per la comunità e la collettività. Allora chiedo a voi, a noi tutti, ciascuno faccia fino in fondo la propria parte. Date il meglio di voi stessi, perché voi trattate come altre divise con le persone innanzitutto. Siete chiamati a tutelare la persona, anche se c'è il mare o c'è l'acqua o c'è la lecca di fango, ma sotto questo sguardo c'è la persona. A voi è chiesto un alto livello di formazione professionale, ma sicuramente onori, qualche volta ce l'avete, ma anche sacrifici. La divisa non è per farvi belli, per farci belli, per segnalarci che ci siamo a favore di. Il bene che fai è prezioso agli occhi di Dio, ma non tutti hanno l'obbligo di credere, ma il bene che non fai agli altri è una mancanza grave, anche e soprattutto agli occhi degli uomini, perché Dio soffre, piange del dolore degli uomini. Chiediamo al buon Dio, tramite Santa Barbara, il coraggio, l'eroismo, quando serve quell'ordinario, e l'umiltà. La cerimonia è poi proseguita con la lettura delle preghiere alla Santa, ma questa giornata è anche l'occasione per presentare alcuni degli interventi eseguiti nel corso dell'anno in tutta la provincia. Un periodo difficile che ha visto i pompieri impegnati nell'emergenza Covid, negli incendi boschivi a causa della siccità, seguita dall'alluvione nell'entroterra e infine il terremoto. La nostra Santa protettrice è sempre impegnata a guardarci un po' le spalle, ad aiutarci per poter portare aiuto a queste persone che sono un po' stremate qua nelle Marche per tutto quello che è successo. Quest'anno diciamo, Pesaro ha oggi a circa 6.400 interventi all'attivo, 720 per incendi ed esplosioni, 275 interventi per incidenti stradali, 598 interventi per ricerche, soccorsi, salvataggi di animali e persone, oltre 600 interventi per dissesti statici e verifiche delle abitazioni, opifici e viadotti. Poi abbiamo avuto 327 interventi per danni dovuti all'acqua e anche qui diciamo un gioco forza è stato l'alluvione che abbiamo avuto nell'entroterra e 130 interventi per fuga di gas. E ad oggi qual è la situazione del personale dei Vigili del Fuoco? Carenza che la portiamo avanti da parecchi anni, penso e spero che possa essere colmata magari
dato che le situazioni di emergenza sono sempre più, diciamo, ricorrenti, penso che il Ministero cercherà di fare o indire altri corsi per aumentare l'organico all'interno dei Vigili del Fuoco. Quest'anno, alla celebrazione, presente anche la nuova comandante della Capitaneria di Porto di Fano, Stefania Battista. I nostri risultati in materia di, innanzitutto, soccorso della vita umana in mare, e di tutela dell'ambiente marino e costiero, di salvaguardia delle acque e della pesca e di tutela dell'ambiente. Il bilancio per quest'anno è molto positivo. Io sono qui ho preso il comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano da circa 2 mesi, ma con tutto il mio equipaggio i risultati raggiunti sono positivissimi e sono contenta di come stia andando l'attività del corpo. Diamo spazio alle vostre segnalazioni partendo da Via dei Borgogelli a Fano, dove un residente ieri mattina ha denunciato l'ennesima notte di disordini. Qua è peggio del Bronx, ci ha scritto. Questo è stato il nostro risveglio dopo le solite risse del fine settimana. A terra è stata ritrovata una maglia che a prima vista sembrava sporca di sangue, ma pare sia stata imbrattata con una sostanza di colore rosso. Però poco dopo è spuntato un cartello affisso in un paletto che delimita il marciapiede con su scritto accoltellamenti e sangue, la paura di uscire di casa. Questa è Fano, una zona, quella spesso teatro di schiamazzi, assembramenti e, come successo di recente, anche di risse e violente aggressioni. Passiamo alle foto scattate in via Einaudi all'altezza dell'iperdiverso a Bellocchi di Fano. Qui c'erano buche grosse come crateri, segnala un reporter. Non so chi le abbia chiuse un mese fa con terra da scavi, ha spiegato, ma essendo suolo pubblico penso che la competenza sia del comune. Le buche si sono riaperte ed è pericoloso. Intanto al lato della carreggiata la fermata dell'autobus sta diventando un pantano, servono gli stivali. Le tragedie di Senigallia e di Ischia non insegnano nulla, questo è invece il commento di un telespettatore che ci ha mostrato la situazione del fosso che costeggia via Tolmino a Centinarola. In un punto aggiunto c'è anche un muretto crollato, forse a causa dell'ultimo terremoto. Infine, in via del Moletto, in zona Arzilla, segnalano un cartello stradale piegato e dunque da sistemare. Cambiamo argomento. Il club Soroptimist di Fano si è mobilitato per prevenire la violenza domestica attraverso una campagna di volantinaggio per diffondere i segnali di una relazione tossica. Sentite. Si chiama Orange the World ed è la campagna promossa dall'ONU, portata avanti anche dal club Soroptimist contro la violenza sulle donne. Presidente, in che cosa consiste? La campagna Orange consiste in un periodo che va dal 25 di novembre, ricorrente tutti gli anni, dal 25 di novembre che è la giornata per la difesa dei diritti delle donne, al 10 di dicembre che è la giornata dei diritti dell'umanità, in cui si realizzano progetti, in particolare il Soroptimist nazionale, cittadino, internazionale, realizza costantemente dei progetti che tendono a sensibilizzare sia le persone coinvolte sia l'intera cittadinanza sul problema e quindi mettere in atto delle iniziative che possano comunque anche, come in questo caso, in quest'anno in cui abbiamo diffuso questi volantini ed anche delle locandine in cui vengono richiamati dei comportamenti che possono essere identificati come tossici o comunque sintomatici di una relazione lesiva dei diritti delle donne. Quindi sensibilizzare sia le donne che possono essere sottoposte a questi comportamenti che per fare in modo che acquisiscano la consapevolezza di essere maltrattate, perché spesso il problema è arrivare a quella consapevolezza e a favore di questo abbiamo diffuso anche, sono stati diffusi anche dei videoclip dalla mediateca in particolare, in cui dei comportamenti e anche personali, quindi degli stati d'animo personali che possono essere vergogna, senso di inadeguatezza, possono essere interpretati e quindi dare il sospetto che ci si trovi in una situazione di maltrattati. Infatti la campagna si chiama Read the Sign. Read the Sign è una campagna appunto internazionale, significa leggere i segnali, interpretare i segnali, sia i segnali del
di chi pone in atto questi comportamenti e sono indicati nel volantino, quindi ci sono dei comportamenti particolari che riguardano insomma il controllo, l'isolamento, la manipolazione, accuse eccetera, che devono essere riconosciuti dalle donne come lesivi dei propri diritti. Quindi sollecitiamo a chiamare il 1522 in questi casi, che è un numero verde a cui rispondono degli operatori altamente specializzati con cui ci si può confrontare, quindi si può iniziare a capire qual è la situazione, se quindi è il caso poi di prendere dei provvedimenti prima che sia troppo tardi. Ci spostiamo al Teatro della Fortuna di Fano, dove ieri si è svolta la prima edizione di Cuore Comune. 8 i premiati, grandi assenti, Enrico Frattini, storico volontario del CB Club Mattei di Fano, purtroppo in coma nella rianimazione dell'ospedale di Pesaro a causa di un brutto incidente stradale. Il prossimo servizio è stato curato da Cristiana Guerra. Altruismo, dedizione, generosità e amore per il prossimo sono valori talvolta dimenticati nella frenesia della vita quotidiana. Pregi e qualità importanti che sono stati evidenziati e valorizzati in un unico pomeriggio alla vigilia della Giornata Mondiale del Volontariato, un evento in cui sono stati riconosciuti i meriti di coloro che si donano e si mettono al servizio degli altri senza chiedere nulla in cambio. È con questo spirito di amore per la città che ha messo le persone al centro che domenica pomeriggio, nella splendida cornice del Teatro della Fortuna, si è svolta la cerimonia di premiazione dei cuori buoni, i veri cavalieri dei nostri giorni, che contribuiscono ogni giorno a portare prestigio in maniera nobile, spontanea e silenziosa all'intera comunità. Tante sono state le figure segnalate dai cittadini, ma solo 6 più 2 associazioni sono stati grazie della città di Fano per questa prima edizione. Don Guido Spadoni dell'associazione Un Mondo a Quadretti, Mirella Tamburini dell'associazione Mille Voci, Mara Magini dell'associazione Mondo Eco e Solidale, Luca Primavera del Fano Rugby, Pietro Guidi dell'associazione Anziani e le Fontanelle, l'associazione Melampo che ogni giorno dedica il proprio tempo ai più fedeli amici dell'uomo, gli animali, l'associazione Adamo, il cui premio è stato ritirato da Donatella Menchetti, che ha rimarcato l'impegno di tanti volontari, invisibili, che ogni giorno lavorano con la voglia di aiutare gli altri. Ha poi ritirato il premio al posto di Enrico Frattini, volontario del CB Club Mattei, che non ha potuto essere presente a causa di un incidente, un emozionato Saverio Olivi, presidente della Protezione Civile. Dopo un'attenta valutazione di una giuria, tra tanta emozione, imbarazzo, applausi e gioia, i premiati hanno ricevuto un riconoscimento a forma di cuore, oltre a poter assistere gratuitamente agli spettacoli teatrali per un intero anno. Una giornata di ringraziamento fortemente voluta dal primo cittadino, particolarmente emozionato, che ha ricordato il senso di associazionismo ed accoglienza della città. È il cuore pulsante di una comunità, di una società, e sono quel mondo di donne e di uomini che attraverso le loro opere volontarie, gratuite, spontanee, fanno qualcosa di straordinario per gli altri. Quindi è una giornata per dire grazie a tutte quelle persone che fanno qualcosa per la propria città, per gli altri. E lo fanno in modo anche in punta di piedi, che ho definito invisibili, perché pochi le conoscono ma tanti si accorgono. E con questa giornata di ringraziamento il primo messaggio è proprio questo: l'amministrazione si accorge di voi, anche se magari non siete in prima linea e lo fate con modestia, con umiltà, rimanendo dietro le quinte. Ed è un grazie di tutti, per questo è condiviso da tutti quanti, e lasciatemelo dire, questa parte qua è il cuore pulsante di una comunità, e allora il cuore è un organo che va curato, va tutelato, perché se si ferma l'organismo, e allora se si ferma questo cuore pulsante in una società si ferma la comunità, ecco, per cui ancora di più dobbiamo dirgli grazie. Sono veramente felice perché è stata una serata partecipata, emozionante, commovente, quindi un grazie a tutti e lasciatemi dire grazie di cuore. La cerimonia è stata poi intervallata dall'intrattenimento dei comici del San Costanzo Show e da Fabrizio Bartolucci, accompagnato dalla chitarra di Tommaso Baldini, che hanno scaldato il cuore di tanti fanesi, alternando momenti di intense emozioni a quelle di piacevoli risate. Mi fa male il mondo, mi fa male il mondo, mi fa male il mondo.
mi fa male il mondo. E sempre al Teatro della Fortuna, il 10 dicembre si potranno vivere altre belle emozioni, perché Bungaro, Marco Pacassoni e il coro dei bambini Una scuola tra le notte presenteranno Meravigliosa, una canzone scritta insieme dopo una collaborazione nata grazie al Paese dei Balocchi. Il ricavato della serata e della vendita dei CD sarà devoluto alla Caritas di Senigallia per azioni solidali a favore di alcune scuole colpite dall'alluvione. Promessa mantenuta, il noto cantautore Tony Bungaro, sindaco del Paese dei Balocchi 2021, tornerà a Fano sabato 10 dicembre al Teatro della Fortuna per presentare Meravigliosa, la canzone scritta insieme ai bambini della scuola Fabio Tombari di Bellocchi. Il grande artista aveva annunciato più di un anno fa una collaborazione con l'associazione Tra le Note e dopo aver incontrato più volte i piccoli alunni e aver cantato insieme a loro, prima alla Rocca e poi alla BCC Arena di Fano, ha musicato il testo insieme al vibrafonista e compositore Marco Pacassoni. Ne è nato un brano emozionante, delicato ma potente, una canzone meravigliosa, come dice il titolo stesso. Presidente, quanti sono i bambini e quali sono le loro sensazioni? I bambini sono 45, fatte salve le influenze dell'ultimo minuto, e sono le classi quinte della scuola primaria Fabio Tombari di Bellocchi, circolo didattico Sant'Orso, e sono entusiasti ed agitati per questo evento straordinario che loro stanno bramando e aspettano con ansia. Ecco, dopo la scrittura si è passati alla fase della registrazione. Esatto, il 2 novembre invece di fare ponte i bambini si sono recati all'Unic Studio e hanno registrato assieme a Bungaro il coro che fa parte appunto della canzone Meravigliosa. È stata un'esperienza incredibile, perché ovviamente immaginate un bambino in uno studio di registrazione che cosa può aver provato, e quindi questo mattoncino serve a comporre tutto il progetto, e quindi il 2 novembre appunto hanno registrato e adesso stanno aspettando il risultato delle loro fatiche. Il grande evento si terrà sabato alle ore 21 in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna e l'amministrazione comunale. Il biglietto avrà un costo di 5 euro, mentre i CD di 10 euro. Il progetto però ha un obiettivo che non è la mera diffusione e vendita del CD. Infatti gli artisti e promotori di questa iniziativa, l'Associazione Il Paese dei Balocchi e l'Associazione Tra le Note, hanno pensato che il brano dovesse avere come fine ultimo quello di andare in soccorso delle popolazioni alluvionate e in particolare dei bambini. Questo è stato sempre il nostro fine Rouge, e praticamente verranno la vendita dei CD alla Caritas di Senigallia, che è una Caritas molto organizzata e che dedicherà due progetti: uno al riacquisto di computer per i bambini che hanno perso con l'alluvione e che quindi loro hanno già un elenco di persone che lo devono riacquistare, e anche una scuola che è proprio un asilo che si trova proprio dentro il Senigallia e che ha avuto molti danni. Quindi sosterremo questo, diciamo, la sistemazione di questo asilo. Inoltre ci sarà Luca Pagliari che farà rivedere le immagini di quella tragica alluvione. Certo, un altro amico del Paese Balocchi, Luca Pagliari, senigalliese, l'ha vissuta proprio in diretta, poi è stato anche un volontario della Caritas e quindi alla fine ha fatto questo reportage che ci farà vedere sabato sera, dove praticamente fa vedere il lavoro attivo e veramente importante dei volontari. Durante la serata solidale verrà anche mostrato il videoclip con i disegni realizzati sempre dai bambini della scuola di Bellocchi. Il coro sarà diretto dal maestro Giorgio Caselli. Il Teatro della Fortuna si apre per una cosa meravigliosa, una cosa di grande vanto. La musica e la cultura possono essere, in mano ai bambini e ai professionisti, un veicolo di una meravigliosa solidarietà. Quindi speriamo che sabato venga tutta Fano, perché sarà un evento bellissimo. Assessore, ha detto che le cose belle non capitano per caso. No, assolutamente no, fa sempre parte della volontà delle persone di portare avanti i progetti. In questo caso un credo forte dell'amministrazione di portare avanti il progetto Fano Città dei Bambini e delle Bambine e delle associazioni che stanno compiendo una magia intorno a questo progetto, quello di far partire
partecipare i bambini, in questo caso i bambini della scuola Fabio Tombari di Bellocchi e la scuola, una scuola tra le note, il paese dei Balocchi che sta portando qua dei sindaci che sempre più parlano di tematiche importanti, in questo caso il maestro Bungaro e Marco Pacassoni insieme ai bambini ci regalano questa canzone che è di fatto meravigliosa, ma anche nel titolo meravigliosa. Ecco, credo che sia importante dare un segnale di presenza, quindi venire al Teatro della Fortuna sabato 10 per vedere questo progetto, ma per incoraggiare questi progetti nella nostra città. Marco, lei per lavoro sta girando il mondo, ma che cosa si prova a lavorare con i bambini? Beh, hanno una luce negli occhi che stimola anche ogni artista, quindi è una bellissima emozione, perché poi i bambini dicono la verità e la verità poi portarla in musica a volte può essere una cosa bella, ma anche a volte rischiosa. Meravigliosa è una cosa bella che fa pensare e riflettere, e quindi siamo contenti di averla realizzata insieme a Bungaro e a questo splendido staff operativo, quindi vi aspettiamo sabato sera a teatro. E Tony Bungaro ha inviato un messaggio vocale durante la conferenza stampa dichiarando di essere felice e onorato. Noi abbiamo intervistato il noto cantautore che ha raggiunto i nostri studi per raccontarci di questa bella esperienza condivisa con i bambini. Voglio gridare! Voglio gridare! Tony, qual è stato il percorso che ha portato a Meravigliosa e che cosa le ha lasciato dal punto di vista personale e professionale? Percorso meraviglioso, sembra un gioco di parole, ma è così, perché parte da lontano, un incontro con questi bambini straordinari, c'è stato proprio quasi una specie di masterclass sulla scrittura. Io li ho stimolati, li ho fatti giocare, li ho messi nel mondo della fantasia, ma anche delle paure, che anche i bambini hanno paura del futuro, di quello che poi è andato a finire in questo bellissimo progetto. Abbiamo utilizzato le parole più importanti di questi bambini, ho costruito insieme a Marco Pacassoni una canzone, tutto, ma proprio tutto, sarà devoluto in maniera gratuita. Abbiamo lavorato tutti per sentirci un po' più importanti, non perché è Natale, perché anche una goccia nel mare ogni tanto può salvare qualcosa, salvare un'anima, salvare un pensiero e dare luce a dei bambini che magari hanno meno possibilità di tanti altri bambini in questo momento dove nelle Marche ci sono stati dei momenti difficili e noi arriviamo da esseri umani e questo è importante. Un progetto quindi costruito insieme ai bambini, c'è qualcosa che l'ha stupita particolarmente del loro modo di lavorare? Sì, sì, ma proprio anche all'interno di queste parole che hanno scritto loro, poi io con Marco ho costruito la melodia, abbiamo arrangiato questo pezzo qui, e le loro visioni, il loro sentire, e a un certo punto ho chiesto loro cos'è l'amore, e lì è stata costruita la canzone e ognuno diceva qualcosa, l'amore è uno spazio tra le nuvole e il sole, l'amore è una mappa senza le chiavi. Molta fantasia. Sì, molta fantasia. E poi c'è un momento dove abbiamo giocato sul serio, ho chiesto ai bambini, ma di cosa avete paura? Qualcuno diceva paura di perdere il cane, paura degli abissi, delle meduse, dei temporali, ho paura di non realizzare i miei sogni. E tutto questo è stato messo all'interno di questa canzone dove c'è una grande energia, una poesia incredibile, parole sull'amore a volte anche imprevedibili. Ci vediamo a teatro. Ci vediamo a teatro. Ossigeno e calore. Tramonto, un desiderio infinito, una corda che non si spezza mai. Dall'8 dicembre all'Epifania torna alla scoperta dei presepi. Il concorso di Fanu TV dedicato ai presepisti delle Marche. Per partecipare è necessario inviare un breve video in orizzontale di circa 20 secondi oppure 3 fotografie all'indirizzo mail presepi@fanutv.it. Meglio se in questi ritratti c'è anche l'autore dell'opera, scriveteci il nome di chi lo ha realizzato e la località.
Tra poco trasmetteremo due speciali, il primo sulla presentazione del progetto 4.0 dell'ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche, mentre il secondo della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, dedicato all'olio extravergine di oliva, alimento funzionale per la salute. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.